Quindi epiloghiamo per quanto riguarda le cavolate che vi hanno detto sulla Superlega come se si fosse pronunciato qualche tribunale, non si è pronunciato nessun tribunale. La Superlega non si farà anche se c'è ancora da aspettare un altro po' per la pietra tombale sulla Superlega, eh, si è pronunciato un piccolo dipartimento in Spagna. Quindi un circoletto privato di pensionati si è pronunciato dicendo che i club che hanno provato a fare la Superlega non possono essere sanzionati. Non fatevi fregare da queste persone. Non fatevi fregare. Fanno dei giochetti. Ora ho capito perché facevano i giochini e anche gli auguravano i mali. Ho visto c'è anche il polpo in mezzo. È lui che fa questi giochetti tanto. Ho visto il polpo, io già me l'ero immaginato. Infatti, noi abbiamo preso degli ID, quelli che curavano le malattie da cui noi ci dissociamo, e molto probabilmente quegli ID sono molto molto vicini a loro. Quindi li denuncieremo noi per loro, cosa numero uno, cosa numero due, io vorrei sapere innanzitutto una cosa, la settimana scorsa. La Repubblica parlava di Inter eh, vicina al fallimento, ci sono le prove. Ed oggi, guarda, mi costa, mi costa tanto dirlo. Voi lo sapete, questo non è un mercato facile un po per nessuno, no? Perché comunque, soprattutto per il calcio italiano, che ormai è in una fase non discendente di più, perché investire nel calcio italiano? Perché ci sono solo esclusivamente... Margini di crescita anche perché ormai eh, i, i, i giocatori forti vanno nelle squadre che lottano per la salvezza in Premier, ma non vanno nelle prime tre squadre in Italia. No, quindi vedi l'Argentino, il centrocampista, di cui non ricordo il nome, già da quello capisci tante cose. Eh, sto per dire una cosa e mi costa tantissimo, però non me ne frega nulla, la devo dire innanzitutto noi la storia della proprietà per rispetto anche verso gli utenti questo è vero, anche se non chiediamo soldi e abbonamenti ci vuole comunque rispetto e noi ce l'abbiamo, la porteremo avanti fino a aprile, maggio la finiremo a breve, perché se non arrivano in tempi non brevi di più vorrà dire che noi avremo sbagliato qualcosa e ci toglieremo di mezzo quindi noi siamo ancora per il cambio imminente non la porteremo aprile marzo, aprile, giugno no, no noi abbiamo detto che cambia prima di giugno e ci prendiamo le nostre responsabilità. Voi sapete che questo è un canale che non fa mercato, non si occupa del calciomercato perché a me, a me non piace e poi il calciomercato è troppo rischioso perché, come ho già detto più di una volta, ho visto calciatori sull'aereo atterrare, far girare eh, far il jet privato ed andare a giocare da altre parti. Berbatov e Malcolm su tutti. A Noi risulta, non a me, non a me perché io conosco solo un procuratore e non mi dà informazioni di mercato. A parte, non gliele chiedo nemmeno. Risulta al 100 per cento, guarda, mi dirlo perché l'ha già detto ma no, chiedo un'altra cosa. Risulta al 100 che l'Inter abbia provato. Io, noi, questo l'abbiamo saputo ieri sera, in tutti i modi a trattenere Schignere e che gli sia stata fatta un'offerta. Molto ma molto vicino a quella che ha fatto il Paris Saint Germain. Parlo in termini di ingaggio. E Scrignard ha rifiutato. Ok, quindi ora io ti dico: ora seguimi bene perché questo arabi, cinesi, finlandesi non c'entra nulla. Lascialo perdere il cinese e il giapponese. Quello è scontato. Quei due lasciali perdere. La Repubblica la settimana scorsa parla quasi di interfallimento. La situazione finanziaria in cui è l'Inter lo sappiamo tutti, i bilanci sono pubblici, no? bilancio è pubblico. Addirittura nel bilancio, parlo sempre dei fenomeni che parlavano di Superlega, quando dicevano Digital Biz è tutto a posto, nel bilancio cosa si evince? Che le ultime due fatture, quando Digital Biz era sponsor di Manica, le ultime due fatture del 2021 Digital Biz non le ha pagate, e nonostante tutto, non avendo pagato quelle due fatture del 2021, Digital Bits è diventato addirittura main sponsor. Quindi questi fuori classi a pagamento su YouTube queste cose non le sapevano. Che già nel 2021 avevano saltato due fatture, e poi dopo non hanno più pagato. Quindi l'Inter ad oggi non può contare nemmeno sui soldi degli sponsor. No, ci siamo? La Repubblica, dove voglio andare a parare? Te lo sto dicendo, stai calmo. La Repubblica parla di fallimento la situazione debitore dell'Inter. Penso che questo canale, come nessuno ha mai fatto, a gratis ti abbia spiegato qual è la situazione finanziaria dell'Inter. Oggi lo sapete tutti, no? Mi spieghi con un miliardo di debiti, no? Come fa l'inter ad offrire un ingaggio importante a Schina? Ti ripeto, lo sappiamo per certo. Non lo so grazie alle mie conoscenze, lo so grazie a un'altra conoscenza. Come cavolo fa l'Inter ad offrire a Skinner un ingaggio vicino a quello del Paris Saint-Germain? I procuratori vogliono le garanzie. Come fa l'Inter a garantire a Skinner quella tipologia di ingaggio? Dissestando tutta la rosa, perché se te dai 7, 7,5 a Skinner, Lautaro te ne chiede 12 il procuratore di Cialanoglu ce l'ha detto sempre la stessa persona è in viaggio per Milano Cialanoglu prende 5 milioni quanto gli vogliamo dare a Cialanoglu? 7 milioni come fai a garantire questi ingaggi? chi garantisce per questi ingaggi con un miliardo di debiti? il Milan ha una situazione finanziaria complicata ma non ce l'ha come noi la prima cosa che ha fatto in Milan ha messo il tetto ingaggio a 4,5 qui si parla di 7, mezzo a Scriniar. Come fa Zhang a garantire questi ingaggi? Spiegamelo te, arabi o non arabi, non me ne frega, lascia, lascia fa, lascialo fare i cinesi, i giapponesi e gli arabi. Come fa Zhang in questa situazione a garantire questi ingaggi? Fatevelo spiegare dai fuori classe. Perché è vero quello che hanno detto oggi, che Zhang ha provato, ma non certo per... Cioè come fa lui a garantire 7 milioni e mezzo scrivania? Come fa? Fatevelo spiegare, chiedeteglielo. Queste cifre in Italia non le può garantire più nessuno. E l'Inter con un miliardo di debito garantirebbe 7 miliardi e mezzo a Schignard in ghiaccio, che poi tra l'altro Schignard ha rifiutato. Da quello che ci hanno detto, non vi sembra strano? Non ti sembra strano? Può darsi leggi nota margine bilancio che sia in previsione o che ci sia già stato un cambio al vertice piramidale ovvero sia io intendo il controllo di Grand Tower ora ti dico un'altra cosa non voglio sbagliare perché qui Piccione non cucinato bene risulta sempre per le nostre allora Tanto un po', tant'è vero che era già segnata in una nota del bilancio che la continuità finanziaria sarebbe stata garantita per massimo 12 mesi o dall'attuale proprietà o da un possibile cambio nella controllante Grand Tower. Andatevela a leggere. E siccome quest'attuale proprietà non potrebbe prendere impegni così importanti, vuol dire che il cambio di proprietà in Grand Tower è alle porte. Oppure, oppure bisogna informarsi meglio, parlo fra tutti, eh? di cosa sta succedendo. E come mai, ci chiediamo noi degli esonerati, due membri indipendenti del CDA presenti per vigilare per conto di Octrin darebbero il benestare a questi importanti ulteriori impegni finanziari congiuntamente agli altri membri del Consiglio e ai sindaci CDA e sindaci? Ben sapendo che dovrebbero garantire la restituzione del prestito sottoscritto da octri. Cioè, questi già sanno che noi siamo disastrati economicamente. Secondo voi questi octri che sono lì per vigilare stanno zitti a tutti questi gaggi triplicati, 7, 8, 9, con un miliardo di debiti. Ma, Ma com'è possibile Zang riesca a garantire queste come Com'è possibile? fatevelo spiegare dai fuoricrasse a pagamento. fatevelo spiegare dai fuoriclassi a pagamento. Se non, hai, se non hai una società super forte alle spalle, queste cifre te non le puoi offrire. Non esiste nel calcio di oggi. Zag va da Schiena gli offre 7, 7,5 ed è vero. Com'è possibile, ti dico io? Com'è possibile secondo te? Accendi il neurone numero 3, collegalo al 2 che si collega all'1. Cosa diversa degli ingaggi da settlement da, 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 dagli acquisti. Mercato 9 dice gen a gennaio ti diranno perché è rimasto scrivere, ci sono giocatori che non sono mai stati impiegati e questo ti diranno a pagamento ora. Ma è diverso il discorso degli ingaggi dove puoi subito intervenire rispetto agli acquisti perché lì devi sistemare prima il settlement agreement. Ecco perché puoi andare subito sugli ingaggi e non acqu negli acquisti. Poi c'è l'ultima hicca su cui... Mi devi ragionare no ok Le leva gli arabi leva gli arabi facciamo conto che non, non esistono gli arabi vai. non esistono però ora te vai dai fuori classe a pagamento e gli chiedi queste cose qui se sei onesto intellettualmente te ora vai dai fuori classe a pagamento da quelli che sono un piattino in mano a chiedere i tre euro e gli vai a chiedere queste cose qui perché sono cose documentate ci sono delle, delle dichiarazioni documentate allora la signora Moratti ed Antonello, lo sono anche segnato perché non voglio sbagliare nulla. Non voglio sbagliare nulla. Hanno parlato di garanzie per lo stadio. Sbaglio? Allora, Le garanzie dello stadio. Il general contractor vuole le garanzie dalla proprietà. Lo sponsor non può dare garanzie per lo stadio. Lo sponsor ti aiuta dopo, subentra dopo. Ma inizialmente, chi deve dare le garanzie per lo stadio? Al general Contractor è la proprietà sia la Moratti che Antonello. La Moratti addirittura ha detto c'è già un'offerta. Antonello ha detto quattro mesi fa possiamo farci lo stadio da soli. Me lo spieghi chi garantisce per lo stadio che qui è problema a tirare fuori 20.000 euro? Chi garantisce con un miliardo di debiti un, un esborso? Facciamo riferimento a quello che ha detto la Moratti un esborso di 500 milioni di euro, io lo garantisce. Te lo ripeto, per legge deve garantire la proprietà al genere al contratto, non gli sponsor. Gli sponsor non possono garantire. Quindi te mi vorresti dire che Zang con un miliardo di debiti, garantirebbe per 500 milioni per lo stadio. auguri Auguri! E quelli del CDA delite sono tutti pazzi, compresi i sindaci. No, 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 no. Ora te. Ora te, vai dai fuori classi a pagamento. E gli chiedi tutte queste cose, poi vieni qui da me, me lo scrivi e io ci faccio una live sopra. Prima di fare la live che dobbiamo fare, perché non ti preoccupare, la facciamo quella live. Non ti preoccupare. E per rispetto, non la porteremo a lungo, non ci marceremo su questa nuova proprietà per altri due, tre, quattro mesi. Stai tranquillo, non arriveremo noi a, a aprile, maggio, a parlare ancora di questa cosa. qui. La smetteremo molto prima, se non sarà successo qualcosa. Vai tranquillo. Ora vai dai fuori classe, ok? Fagli anche una donazione almeno li metti in zona comfort, dagli 2 euro, 3 euro che gli fanno comodo e gli chiedi tutte queste cose qui. Ciao, amica.